Il calendario dell'esercito 2017, qual è il tema scelto quest'anno? I calendari dell'esercito dal 2015-2018 riguardano tutti la Prima Guerra Mondiale e sono ambientati tutti nella Prima Guerra Mondiale. Nel 2015 è stata scelta la guerra mondiale in senso lato, è stato scelto di descrivere alcune situazioni della Prima Guerra Mondiale e anche la cronologia della Prima Guerra Mondiale. Nel 2016 si è scelto di punteggiare ancora alcuni eroi della Prima Guerra Mondiale. Quest'anno il calendario dell'esercito riguarderà l'innovazione. Quali sono state le innovazioni? Chiaramente non tutte, perché ne abbiamo dovute scegliere 12, corrispondente ai 12 mesi dell'anno. Quali sono state le innovazioni che durante la guerra poi hanno fatto storia, cioè si sono tramandate e sono arrivate ai giorni nostri? Voglio pensare a quelli che erano i piccioni viaggiatori, che poi si sono trasformati nei droni attualmente militari. Voglio pensare al fornellino da campo, che poi è diventata la classica razione da combattimento militare, ma anche a tecnologie diverse, tipo le prime funivie e le prime funivie da trasporto materiali, che poi nella realizzazione moderna sono diventate le seggiovie, le cabinovie e quant'altro. A suo giudizio, il mese più rappresentativo di questo calendario? Il paginone centrale. L'emancipazione della donna, un fatto molto importante, un punto di partenza del ruolo della donna nella società, punto di partenza nato durante la Prima Guerra Mondiale, il coinvolgimento totale delle donne in questo evento bellico, totale sia per il sostegno che hanno dato agli uomini al fronte, sia per il fatto che hanno cominciato a lavorare nelle fabbriche e nei campi, perché gli uomini erano al fronte, sia per il fatto che hanno permesso a tutti gli uomini che furono chiamati alle armi di andarci lasciando a casa la vita che continuava grazie a loro. E non ultimo, hanno anche partecipato alla Prima Guerra Mondiale. Mi vengono in mente le portatrici carniche, il cui tributo di sangue è stato altissimo durante la Prima Guerra Mondiale. Le portatrici carniche erano delle donne che volontariamente portavano viveri e masserizie sulle spalle nei punti più isolati, diciamo, del fronte, sulle trincee, sulle vette delle montagne. Un augurio per questo anno nuovo? Che sia un anno sereno, che ci porti la pace e che ci dia una speranza di luce. Dicembre, il mese di dicembre si chiude con l'innovazione delle cellule fotoelettriche che potevano illuminare. Spero che questo mese di dicembre sia un reale augurio per un 2017 di luce in fondo a un tunnel di difficoltà, ma sono sicuro che l'Italia avrà la capacità di uscire dai momenti difficili e di rimettersi in gioco, perché gli italiani l'hanno dimostrato durante la Prima Guerra Mondiale nelle estreme difficoltà e lo dimostreranno anche nei prossimi anni.